Ciao cari, sono Atrix, signori, bentornati cari nel canale. Torniamo su The Marvel Snap, il secondo giorno in cui continuiamo a provare la nostra Sage. Ovviamente oggi per voi nuovo mazzo, quindi completamente diverso rispetto a quello di ieri, che bello, è stato molto 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 bello. Io ovviamente prima di iniziare il video vi ricordo e vi chiedo ovviamente un like allo stesso, ovviamente per supportare il lavoro, e di seguirmi, regà, ovviamente anche sulla stessa piattaforma. Vi ricordo che siamo live tutti i giorni su Twitch intorno alle 17. In realtà questa settimana sto streamando prima, intorno alle 3:30-4, anche perché venerdì purtroppo la stream non ci sarà, ma ci sarà il video su YouTube, che infatti è esattamente quello che state guardando in questo momento. Continuiamo quindi a provare Sage e vi faccio vedere subito ovviamente il mazzetto che oggi è stato cucinato per voi. E quindi oggi una bella intro veloce, capo, che c'ho voglia di giocare. Blink, Sage. E attenzione, perché avete visto bene, o voi anime dannate, dannate bastava. C'è Dark Hawk, c'è Dark Hawk. Infatti, perché c'è Dark Hawk? Che cazzo ne so io. Boh, vediamo. Allora, early game standard Kitty Pryde, Angelo, Summer. Summer già non è più early game. Jeff, ovviamente. Korg, Rock, Dark Hawk. Comunque, raga, posso dirvi una cosa? Ditemelo anche in chat. Korg, Rock, Dark Hawk. Non so come l'ho chiamato. Korg, Rock, Dark Hawk. Molto maggiore. Molto maggiore di The Hood, Sentry, Annihilus. Dite la verità. The Hood, Sentry, Annihilus ci hanno rotto i coglioni. E quindi benvenga Gorgorok, Slide, Dark Hawk, perlomeno, man. Non ci ricordiamo più. Ovviamente, regà, combo rotta, Lich, Blink, fortissima. Doppio drop a 6 per avvalorare anche la presenza di Opsummer e di Blink. E poi, ovviamente, regà, Sage, che va lì, insomma, dà fastidio. E che dice, che fai, mi ci metti sulla carta nuova? Devo essere giocata su qualsiasi altro mazzo, esatto. Allora, devo trovare il mazzo. E ne fa, trovato. Rieccomi. No, aspetta, pare. No, mi era andata via tutta la connessione, ma in qualche modo, ragazzi, l'abbiamo ripresa. Passo. Mi vede tutto, vede tutto. Vedete tutto, godo. Allora, Mama Otsus, che mi ha dato Iron Man. Ok. Noi non abbiamo early game. O meglio, abbiamo Kitty Pryde, che va bene. Però, raga, abbiamo Lich e Blink. Ora, qual è il problema di Lich e Blink? Il problema di Lich e Blink è che se lui mi ha fatto vedere Iron Man, è evidente. È evidente che porta qua Rock Slide. Comunque è una bella curva, raga, eh. Se non fosse stato un mazzo con Iron Man che mi ha dato una Daily Beagle, eh? Uno si è incazzato che lo chiama Daily Beagle, Daily Bugle, Daily Bugle, Daily Bugle. No, Daily Bargle, Daily Bugle, Daily Bugle. Ah no, ok, bro. E allora mi sa che posso snappare. Questo è in bounce. E qua snappo, bro. Snap. Lich gli spacca il culo. Trust, trust, trust. Tra altre cose, Rock Slide magari li fa pescare due roccette. Raga, non è che ve la siete scordati. Cioè, sta carta, bro. Ma te non ti sei espresso. Come non mi sei espresso? Rock Slide è sempre stata molto forte come carta. Ok, questa pure rompe Lucazzo. Però gliela faccio pure io. Dici, ma però sei più forte. Sì, molto più forte. Che sono problemo? Iron Man. Io spero che lui faccia Iron Man, raga. Però non so se lo farà. Cioè, altrimenti che faccio, raga? Guardate quanto sto lento. Iron Man. Mi fa Iron Man a sinistra. Non lo so, bro, raga, non ho idea. Non lo so, c'è Vormir in mezzo anche. Boh. Farei così. Ho perso. Ho perso perché adesso gli basta un punto in mezzo per vincere. Perché ha giocato in mezzo per vincere? Kitty Pryde ha giocato, bro. Kitty Pryde ha giocato in mezzo. Ha vinto per Mysterio. Ha vinto per Mysterio. Cioè, in realtà ha vinto per Lich. Però in particolare ha vinto per Mysterio. Perché Mysterio sul Vormir è rotta. Io o foldavo
Eppure che cazzo facevo? Era impossibile vincere questa partita. Perché l'unica carta che mi spaccava Vormir era Kitty Pride. Una volta che gioco un mana di Kitty Pride, che faccio? Kitty Pride Dark Oak non c'ha senso a sto punto. La mia giocata è meglio, no? E Mysterio. Senza Mysterio avremmo sempre vinto noi. Mysterio vince la partita. Ripeto, Lich vince la partita perché io c'avevo Lich Blink. Però Lich perché l'ha giocato lui? Perché l'ha preso da me. Per Daily Beagle. Dio cazzo. Daily Beagle. Come cazzo che ha? Snap! Torniamo a snappare tutte le partite. È l'unico modo per offendere ovviamente i nostri avversari. Comunque Dark Oak, bro, io sono incazzato come le bestie. Questo, di quello sono molto contento. Nebula. Ma dai. In meta? Non la gioca nessuno. Troppo Shang, non ce l'ho. Vabbè. Angela, va bene. Ora qua dobbiamo capire se volemo fa, perché Angela Gitti lo faremo tutti i turni. Dobbiamo capire se lo fa o Summer o Rock Slide. Mi sa nessuna delle due. Facciamo Gitti Pride e basta. Cioè meglio, facciamo Summer. Madonna raga, non lo so. Sì, facciamo. Spero che non mi glughi sinistra più che altro. Ok, gioca Geffone. Facciamo Summer e adesso facciamo Kitty Rock Slide, no? Bello anche Dark Oak. Kitty Rock. Possiamo fare. Ma vediamo. Lui ha snappato io collo. Io posso fare. Scusami, io posso fare Red Hulk into Dark Oak. Sembra male. Ha snappato però Mega Red, eh? Che è un. Mi sembra un grandissimo snap. Ci sta, vabbè. Cioè, nel senso, ok, posso fare Dark Oak in Dure Dulk, capito? Sage. Se no, regà, facciamo Lich Kitty Pride. O facciamo Lich Kitty. Quindi Lich che... Oppure... Boh. Oppure facciamo Dark Oak e vaffangulo. Vedimi. Link che swappa Red Guardian che gli dà Hulk. Forte. Allora... Boh. Cioè... boh. E lui lo sa che io c'ho il Red Hulk, capito? Lui lo sa. Quindi o facciamo tipo Kitty Blink per prendere Dottor Doom, che è un'idea, oppure non lo so, oppure foldiamo. Io non voglio foldare però. Oppure facciamo Red Hulk. Facciamo tipo Red Hulk a destra. Facciamo Red Hulk a destra. Godo. Godo! Ovviamente come sempre il call è dato dal fatto che lui non può chiamare perché sa che deve recuperare 10 punti a sinistra, perché sono 10 punti a sinistra che deve recuperare, perché Dark Oak, raga, Dark Oak so, allora, Dark Oak istio di partite sono fortissimo, perché poi bisogna da Cesare, però è anche vero che abbiamo preso Korgorok Slide Dark Oak, quindi una curva perfetta per questo trittico. E quindi stavo dicendo, la cosa forte è che lui probabilmente folda perché non può contestare sapendo che c'ha Red Hulk da 17. Tra l'altro c'ha pure Prio, quindi non può giocare Shang, però Shang lo può giocare a sinistra, ok, sì, ho detto una cazzata. Shang non ce l'ha. E siamo d'accordo con... capito? Lui ha snappato per aver fatto Red Guardian su... su Summer. Uno snap veramente infimo. Noi Sage non la stiamo giocando. Però... cioè, nel senso, ok, no. A contenda di delle volte in cui l'ho giocata ieri. Che ti devo dire? Non la trovo. Korg. Korg... no, meglio Gitti, no? Facciamo Korg dopo.
Abbiamo Upsummer, quindi regà, in realtà quando abbiamo Summer noi siamo contenti. Redalk ci si baffa. Doppio Upsummer. Scusate, doppio Upsummer. Doppio Summer è un po' troppo, però vabbè. Che te devo dire? Korg, Kitty, Bright. Ravonna è forte. Sì, doppio Summer è una tragedia. Go. Oddio. Oddio, però se faccio... non è, fa schifo, cioè. Posso fare Upsummer in Upsummer in Dukitty. Ok. Sentite, ma se la faccio a sinistra... più forte, no? Summer, top Summer Kitty. Faccio di più. A meno che mi fa Green Goblin. A doppia Ravonna, sto tipo sta incazzato, Sto tipo, raga, potrebbe già fa... ok, però c'ho Jeff. Profix a destra, però, ripeto, c'ho Jeff. Vediamo. Green Goblin? Godrei tantissimo. Non penso. Nocturne è forte. 7 mana. 8 mana. 8 mana sono tanti, Lich? Il fatto, regà... cioè... Non mi sembra un game da Lich questo qua a me. Io farei Redulk Jeff. Io farei Redulk Jeff. Non è un game da Lich. Poi vediamo. Cioè, nel senso, è sempre meglio, no, fare Redulk piuttosto che Lich, bro. Secondo me. Anche perché così posso fare Redulk e posso fare anche Dottor Doom su Atlantide, che è forte. Come vince, mo? Penso che vinca. Non snappo perché faccio una piccola value bet, ma... boh, penso che vinca qui. Boh, non lo so. A Galactus su Atlantide? Concede. Mamma che brutto mazzo, man. Ravonna, Sandman, Nocturne. Fammi un attimo nel database che esce. Ravonna, Sandman e Nocturne. Allora, nel mio database segretissimo non esce un cazzo. Ah no, aspetta, ci ho messo Sage. Esce, oh! È uscito. Discard. Discard. Nebula, Psylocke, Jeff, Ravonna, Nocturne, Jubilee, Blink, Sandman, Cannonball, Vision, Dr. Doom, Redulk. Perché, dove sta lo Discard? Ma perché l'hanno chiamato Discard? Boh, è un good card. È un good card in cui Ravonna serve per... bro, Ravonna non serve a niente. Ma sono impazziti questi qua. Per Jubilee? Ma perché? Ravonna serve solo per Jubilee. Vabbè, bro, chiudiamo, altrimenti mi sale l'odismo. Vabbè. Andiamo avanti. Morag. Potremmo non giocare Korg questo turno. Magari dobbecchiamo... ah no, Nebula ce l'ho. Detto una cazzata. Ok, vabbè. Korg. Che tipo di Korg? Che po'... capito? Buona. Diciamo che il problema in realtà è un po' la mano. Miniere di Vibranio. Dici, Dark Oak è contento. Però Sage no. La mano maledetta questa è. Forse l'unico modo che vince è snappa. Glielo snappa in faccia. Gli snappo solo per fargli paura, E vabbè, è perché ho fatto un top deck dignitoso. Non gli ho fatto così tanta paura. Sebastian Shawn. Potremmo fare Sage into Blink. Perché? Perché Sage potrebbe dare... no, Sage mi delliccia, regà, vinco la partita, se no... regà, attenzione! Fermi! Ho trovato una quadra! Ho fatto anche una scorreggia, madonna, ma sto un bozzino. Perché lui è un Silver Surfer, no? Quindi se io faccio Sage into Blink, io gli tolgo... ora lui fa Sera e vinco la partita. Giusto, no? Blink, ovviamente. Vai. Problema è, come vinco la partita? Con Dr. Doom? Forza. Lui però deve fa Sera, mo, perché se non fa Sera ho perso.
Roccia. Wong. Godo come un porco. No, bro, non puoi capire. Lisha! Bro! Ma vinco? Lo fa ritardato? Aspetta, magari fa tutta sta scena e poi perdo. E allora dipende anche se io farei Dr. Doom, diciamo, no? Pure gli facciamo un Red Hulk in mezzo. Cioè lui sposta Nocturne, no? Su Morag probabilmente. Ma raga, io farei Red Hulk in mezzo piuttosto che Dr. Doom. Problema se mi fa Gladiator a destra. Madonna, sono veramente confuso. Dottor Doom. Meno male. Meno male. Meno male. Madonna, bro. Vinta. Sto game l'abbiamo rubato. Sto game ho snappato per farla andare via. Lui mi ha chiamato e mi ha pagato un cubo in più. Perché abbiamo trovato la combo di Rock, Blink, into Lich. Lich era al 100%. Mo' qua l'unico problema in realtà era che Wong... distrutto da Lich, ma la presa di White Hot Room che forniva lui più 3 mana e poteva fargli comunque contestare 3 location, perché io non ho messo punti, non ho rampato, capito? Quindi giocare Red Hulk in mezzo era buono, ma tutte le volte che lui sposta Volturne e mi fa Gladiator a destra, lui vince la partita, perché io sto contestando 2 location solo. Mentre se io faccio Dr. Doom e lui ovviamente sposta Nocturne tutta a sinistra, lui vince sinistra perché fa 5 contro 7. Non era un bello spot da ultimo turno. Però ovviamente, ragazzi, si chiama. Perché noi non abbiamo paura di niente. E di niente. Di alcune cose e di alcune no. Comunque, non lo so se Sage è buono e sto mazzo. La verità. Il mazzo è buono, overall. Però lei non boh. Forte? Boh. Non sta facendo grossi numeri. Questo te voglio dire, insomma. Vediamo. Cioè, posso dire che mi sta più emozionando Dark Oak sta partita, regà? Poi, regà, secondo me, mia opinione personale, la combo di Jubilee barra Lich into Blink è una delle combo più forti viste negli ultimi mesi di sto gioco, eh. Cioè, spero che siate d'accordo con me. Regà, non c'ha senso, perché tu fai Lich, tempo loss, ma prendi un valore della Madonna, e poi, giocando Blink, ti riprendi tutto indietro. Ora, il problema è che non c'ho Blink, ma se la pesco, top deco. La pesco snappo. Ah, regà, ci contestiamo sto pezzo, no? Dici, ma che vuol dire ci contestiamo sto pezzo? Prendiamo il mana in più. Sì, non si va manco spostare Jeff, ma io comunque per sicurezza l'ho spostato. Ok, ora, Blink purtroppo ancora non ce l'ho. Potremmo fare Dark Oak a sto punto. Tanto è mazza ongoing, io che ci faccio capito? Dark Oak. E gli contestiamo anche la location in mezzo. Perché non stiamo snappando, raga? Snap. Abbiamo Dark Oak into Dr. Doom. Mica, raga, Dark Oak, man. Com'è possibile che oggi mi sta piacendo così tanto Dark Oak? 5-17. Eh no, bro. Tu perdi un sacco di mana, mo. E io godo. Come uno stronzo. Ma non è che è Ultron... No, non voglio fare... Devo fare Lich. Ma regà, non si può fare Lich. C'ho Red Hulk, bro. Dai, sveglia. Faccio mai Lich. Raga, parliamoci chiaro, dai. Questo non penso che abbia... Oddio... Sage... Se no posso far Sage Lich. Perché, ragazzi, Sage qua è fortissimo. Sage Lich piuttosto che Dr. Doom barra Red Hulk.
Togliamo gli Buttercrate. Azar. Elettra. Ok. Ultra non ce l'ha. Cioè non può avercelo. Può avere Shanna però. Allora, il problema è questo, eh. Cioè, nel senso... Raga, la play è questa. Se vogliamo chiamarla... Chiamiamo subito, altrimenti mi contro snap e vince la partita e mi incazzo come una bestia. Allora, io non avevo visto che stavo con due carte in mano, eh. Non sarebbe cambiato niente, la mia play sarebbe stata sempre la stessa, anche perché due carte in mano, io comunque devo giocare intorno a Shanna. T'ho beccata. Ok, vabbè, perché magari l'ha tobecca. Lui ha tobeccato Iceman e aveva una roccia in mano. E la cosa più strana in realtà è che si è collato 4 cubi. Se non fossi l'Infinite, raga, vi direi questo è un bot. Ma il bot non li fa sti call. I bot non collano. I bot non te li regalano i cubi. A meno che non ci sai giocare bene attorno. Però, ok, raga. Allora, il mazzo mi piace tantissimo, questo mazzo, eh. Adoro questo mazzo con Dark Oak. Sage è la carta nuova. Se non fosse la carta nuova, quindi se non volessi testarla, diciamo, qui ci metterei Red Guardian, che è fortissimo questo mazzo. Quindi Red Guardian scelta A. Gladiator scelta B, anche se Gladiator attualmente secondo me non è il meta di Gladiator. E Nocturne scelta C. Quindi, raga, vedete voi, tutto il resto insostituibile. Mi sono divertito, spero che anche voi abbiate trovato appagante questo contenuto. Amori miei, vi auguro un buon fine settimana. Noi ci vediamo ovviamente domani che è sabato, sempre qui su YouTube per la vostra pilloletta The Snap quotidiano. E torneremo ovviamente in live domenica per un'altra incredibile settimana di live streaming. Nel mentre, un buon proseguo di giornata, un grosso abbraccio e bella.